adesso cercherò di essere un pochino più breve, perché sennò rischiamo di andare troppo in là. Volevo innanzitutto dire una cosa abbastanza semplice che può sembrare scontata, ma che non lo è stata affatto. Dopo che ci furono le celebrazioni per il 70° anniversario appunto del bombardamento, io mi trovai a parlare con Roberto dicendo: ma visto che una così importante evento che ha toccato tutta la popolazione e che ormai a distanza di tanti anni si sta perdendo anche per l'età ormai anziana di tutti coloro che avevano ancora dei ricordi freschi e potevano darci tutta una serie di notizie che noi non avevamo, cominciamo a ragionare sulla necessità, più che sull'opportunità, sulla necessità vera e propria di avere un certo tipo di libro che raccogliesse sul serio, che fosse un'opera somma, che potesse essere usato anche poi in seguito da tutti coloro che di fatto, e parliamo delle generazioni che hanno 30 anni, poco di più, che della guerra avevano solo sentito parlare, al contrario di quello che era successo in casa, dove se ne parlava continuamente, tutti quanti. E allora dicevo: beh, perché non ci proviamo noi a fare questo libro, che potrebbe anche essere una cosa ben fatta? E partiti da questa idea, poi dopo la cosa si è molto molto di più allargata, perché quando si è cominciato poi ad avere il supporto veramente importante di coloro che ricordavano, che hanno dato, insomma, 150 persone che hanno ricordato quei tempi lì, sono un bel plafond, e con tutti loro si è sviluppato un libro veramente intrigante, è dir poco, perché tocca tutti gli argomenti che possono essere correlati a quello che è successo in quel periodo lì. Per cui questo è il motivo per il quale è nato questo libro, che sarà di certo utile a tutti coloro che dovessero a qualche titolo continuare questa nostra opera, e probabilmente ce ne saranno, e saremo ben felici se qualcuno lo faccia anche per noi. Noi purtroppo, tutti quanti noi, non abbiamo avuto, siamo nati subito dopo la guerra, non abbiamo avuto delle esperienze dirette, però ancora ci sono alcuni personaggi, e io uno voglio ringraziare personalmente, perché ho avuto il piacere di intervistarlo sulle sue esperienze di guerra, ed è l'ingegner Lino Di Nunzio, che è stato veramente molto lungo. Allora, per non farla troppo lunga, io sono stato istigato da Roberto Erli a ricordare un fatto, oppure più che un fatto possiamo chiamare un aneddoto, che comunque è legato, può sembrare di no, ma poi vedrete che è legato alla storia del bombardamento e di quello che è successo dopo a Frescati. Dunque, io sono alla fine del 44. Una decina di anni dopo, mio padre, che era un tipo abbastanza singolare, che ha avuto la fortuna di conoscerlo, mi chiamò perché reputò che a quell'età fosse giusto che un ragazzetto che cominciava ad avere certi anni fosse messo a conoscenza di quelli che sono i segreti della riproduzione e tutto quello che si porta dietro, ovviamente. E allora mi chiamò, io un po' stralunato, sapete quando queste cose, no? I ragazzi sanno, non sanno, poi una volta non era neanche come adesso, ma lui fece una bella esposizione precisa, spiegandomi con dettagli piuttosto precisi come andavano le cose. Bene, io capì bene, e a un certo punto se ne uscì con una strana, a me sembrò strana
precisazione. E mi disse, dicevi, di qui la situazione è quella che insomma i figli vengono senza che la gente spessissimo lo sappia, tanto che si potrebbe dire che i nostri, tutti quanti noi siamo nati per sbaglio, perché più o meno è così. E dice, nel caso tuo no. Allora io, molto meravigliato, dissi, perché nel caso mio no, che c'entra, non è successo come per gli altri? Dice, no, devi sapere che lui, io sono tornato, disse, dal fronte all'inizio dell'anno 44, era tornato giù, e dice, si sentivano strani discorsi, o meglio, più che strani, pericolosi discorsi sul fatto che che l'Italia potesse essere, e sicuramente lo sarebbe stata, invasa da truppe di tutti i tipi, che potevano essere molto, veramente molto, e come sono state, e poi anche sul libro se ne parla, molto pericolose. Dice, allora io e svariati amici abbiamo fatto un certo pensiero, quello di dire, oh ragazzi, prima che ce ne esce qualcuno a casa nero, sarà bene che ci pensiamo noi. Per quel malvagio di Eric, adesso verrà.